Donatella Tesei, governatrice dell'Umbria, scende dal terzo all'undicesimo posto e male anche il primo cittadino di Pierluigi Andrea Romizzi, che al Cittadina, secondo mandato scende al benvenga, come novantesimo posto, vengano sempre passando dal momenti di 59,8% al discussione. Auspico che in quella 48%, sede vengano date le 11,8 informazioni in corrette. meno. Ecco perché Sono i non dati ho del sondaggio molto. del Sole 24 Ore, uscito questa mattina sul giornale di Confindustria e che ha scatenato un mezzo putiferio in Umbria. La battuta d'arresto del centrodestra, denunciata dalla governance poll, viene rimandata al mittente da Alessandro Campi. Il vertice dell'Aur definisce il sondaggio realizzato all'acqua di rose, senza serietà né attendibilità alcuna. Nel frattempo, i partiti di minoranza non sono stati certo a guardare e gli strali sono arrivati dai 5 Stelle con Thomas De Luca, anche da Palazzo dei Priori con Sara Bistocchi e dal Parlamentino dell'Umbria con tutto il centro-sinistra che accusa Campi di contestare un sondaggio che assegna un valore basso al centrodestra. Sondaggisti però dicono che non sono stati affatto criticati dal professore editorialista quando riportavano dati che innalzavano il gradimento dell'attuale governatrice dell'Umbria. Sulla scena poi irrompe anche il sondaggio Wimpol, che riporta un 58% di gradimento da parte della popolazione umbra nel periodo compreso tra il 7 e il 13 giugno per quanto riguarda tutte le emergenze.